Ok, continuiamo la nostra trattazione sulle forze che abbiamo già introdotto. Vi ricordate, le forze sono quelle grandezze fisiche non fondamentali, grandezze vettoriali oltretutto, quindi nell'ultima lezione abbiamo introdotto i vettori, vi ricordate, modulo, direzione e verso, e che sono in grado in qualche maniera di produrre dei moti o delle deformazioni, abbiamo detto. Va bene? Quindi questo è un po' il concetto di forza che avevamo già visto. Oggi iniziamo a vedere, poi vabbè, abbiamo visto ovviamente, oltre questo discorso, l'unità di misura, lo strumento utilizzato, il dinamometro e quant'altro. Vediamo oggi una particolare tipo di forza, le forze elastiche. Premettiamo che le forze elastiche non sono solo legate alle molle, di cui vedremo tra breve un po' alcune applicazioni. Va bene, lasciamo perdere. Dicevo, di cui vedremo alcune applicazioni, ma sono legate un po' a tutti i corpi. Tutti i corpi possono essere soggetti a una forza elastica. Iniziamo con un esempio banale. Se io su un tavolo mi metto da sopra e spingo, no? Potrei non muoverlo, quindi non creo movimento. Vi ricordate che abbiamo detto però nella definizione rivisto un attimo fa, posso creare una deformazione, cioè il tavolo vedo che si curva un pochino o mi siedo sopra, per esempio, no? Nell'andare per esempio a dare quindi una forza su un tavolo, immaginate che invece do un pugno. Nel momento in cui do un pugno, il tavolo, anche se in maniera impercettibile, cioè è veramente una cosa di qualche millimetro o anche meno, inizia una sorta di vibrazione. Ok? Quindi quella forza che io ho messo si è tradotta sul tavolo in una forza elastica. Cioè in qualche maniera il tavolo, seppur per un tempo brevissimo, proprio dura una frazione di secondo, o per, come dire, distanze molto veramente brevi di oscillazione, è come se avesse in qualche maniera iniziato ad oscillare. Va bene? Beh, lì si è manifestata una forza elastica. Stessa cosa, vedete, se do un colpo al muro, cioè il muro, uno dice, beh, mo si muove il muro per il tuo pugno, è chiaro che noi sappiamo che rimane lì, è un po' come una corda di chitarra, no? Se la pizzichiamo inizia a vibrare. Beh, quella vibrazione che dura, ripeto, pochissimo, comunque è la manifestazione di una forza elastica. Invece, i dispositivi dove questo concetto della forza elastica, che quindi ribadiamo, ragazzi, c'è in tantissime altre situazioni, ma ho fatto giusto un paio di esempi. Dov'è che viene amplificata enormemente questa cosa? Per le molle, va bene? Quindi una molla è un dispositivo tutto sommato molto semplice, dove solitamente come viene costruita una molla? Viene preso un metallo, chiaramente poi si scelgono i metalli che hanno certe caratteristiche maggiori di elasticità, no? Di resistenza anche agli allungamenti, tutte queste cose qui, si avvolge, cioè pure noi potremmo prendere una penna, immaginate, mettere tutto intorno, quindi avvolgere questo filo metallico intorno alla penna, quando la togliamo abbiamo costruito una molla. La molla che caratteristica ha, per arrivare appunto alle forze elastiche? C'è una caratteristica sostanzialmente, quella che se noi proviamo ad allungarla, quindi la teniamo ferma in un punto, vedete, mo non conta se in orizzontale o in verticale, anche se nell'esperimento che faremo proprio sulle molle, noi metteremo tutto su un piedistallo, quindi messo in verticale perché ci è più comodo, diciamo, vedere gli effetti anche della forza peso in quel caso. Però dicevo, in generale, io tengo ferma la molla in un punto e la tiro. Se la tiro, che succede? Finché è allungata, quindi c'è un certo allungamento di quella molla. Se io la lascio, o meglio, anche senza lasciarla, vedete, sul mio dito destro dove sto tenendo, io inizio a sentire
qualcosa che tira nella direzione, nel verso di dove sto allungando, no? Cioè, finché allungo di poco non sento quasi nulla, se allungo di un bel po', cioè mi sento il tiro, il dito tirare, va bene? Segno che c'è una qualche forza, appunto, che va in, cioè sto percependo, in poche parole, la forza applicata dall'altra mano. Ma se io lasciassi questa molla adesso, che cosa succederebbe? Quella lì viene richiamata, cioè torna indietro, va bene? Quindi ogni molla ha sempre una forza di richiamo. Parliamo di richiamo, ragazzi, perché vedete, la molla che abbiamo visto finora, aspettate un attimo, vediamo se riusciamo a far vedere la telecamera almeno. Ok, almeno vi metto davanti anche il tipo di... Allora, questa è la prima molla, va bene? Questa qui, vedete, a riposo è già una molla, come dire, che non può essere compressa. Quindi qui non posso parlare, dice, se la comprimo, perché è già tutta schiacciata. Invece prendete, vedete, quest'altra. Beh, questa qui posso sia allungarla, e già, vabbè, mi è più difficile farlo solo perché è più piccola, è più stretta da tenere, ma posso anche comprimerla. Nel momento in cui io comprimo la molla, sento un po' un effetto analogo a quello di prima, cioè sento che lei vorrebbe invece tornare nella posizione di partenza. Quindi una molla, o quando viene compressa o quando viene allungata, ha dentro di sé sempre una forza di richiamo. Cerchiamo di rappresentarla. Quindi immaginate che stiamo rappresentando la stessa molla, vedete, allungata però adesso. Beh, questa qui avrà una forza. Cerchiamo di mettere, sì, vabbè, poi gli daremo un nome diverso. Avrà una forza, vedete, con direzione, diciamo, la direzione lungo cui, quindi noi stiamo applicando, scusate, mettiamo F1 ed F2. F1 è la forza che stiamo applicando noi in giù, cioè abbiamo preso la nostra molla, per capirci, vedete, abbiamo fatto questo gesto. Cioè l'abbiamo ancorata in un punto e allungata. Quindi, diciamo, la mia mano sinistra è F1. F2 invece è la forza di richiamo che, notate, è esattamente, è stessa direzione, cioè la stessa retta, ma opposta a quella del movimento. Le scrivo a parte. Cioè se questo è l'F1 che vuole tirare in giù, l'F2 chiaramente, essendo di richiamo, ritira in su. Al contrario, per l'altra molla, questa qui più piccolina, se io la comprimo, cerchiamo di rifare pure qui il disegno, c'ho una molla fatta così, e invece la comprimo, va bene? Quindi nel comprimere che succede? Che ho messo una forza F1 in questa direzione, in questo verso, no? Sto andando in verticale, ma per comprimerla. Come reagisce la molla? Con una forza che chiamo F2, sempre stessa direzione ma verso opposto. Ecco perché quindi quelle F2, quindi le F2 nei due esempi, sono sempre forze di richiamo. Va bene? Cioè sono sempre contrarie all'allungamento o alla compressione che noi vogliamo dare, ok? Questo è importante perché si tradurrà anche nella legge dell'elasticità delle molle, cioè nella formula ci sarà un pezzettino della formula legato proprio a questo fatto che è sempre una forza di richiamo. Tu la vuoi allungare e lui vuole tornare nella posizione di partenza. Tu la vuoi comprimere e lui cerca sempre di tornare nella posizione di partenza. Dicevo, prima di iniziare la registrazione, le forze però, le molle ovviamente non le possiamo allungare all'infinito, perché se no succede, vedete, queste molle erano identiche per la stupidità di qualcuno che ha voluto provare. Che succede se la allungo di 3 metri? Succede che oltre una certa forza applicata
Si supera quello che si chiama il carico di rottura o il limite di elasticità, cioè oltre una certa forza applicata, la molla si deforma e quindi succede questo, cioè non torna. Questa sembra una molla, se mo la tagliassi un pezzettino potrei pure recuperarlo, però la molla, vedete, queste erano due molle identiche. Chiaramente adesso avranno caratteristiche diverse. Perché in quest'altra, vedete, in alcuni tratti, mo lo fate tanto oramai, vedete, se io allungo troppo, cioè è come se prendessi quel filo a volte e lo volessi cercare di estendere, ok? Quindi ogni molla ha un suo limite di elasticità, cioè come dire, se tu superi una certa forza, poi non tornerà più come era prima, ok? Questa è chiaramente una cosa che viene tenuta conto anche quando viene costruita, eh? Perché immaginate gli ammortizzatori di un'automobile, dove gli ammortizzatori sono delle molle a tutti gli effetti, mo che saranno così di spessore, un po' più che ci avrà due o tre anelli, no? Però è l'ammortizzatore una molla. A che serve l'ammortizzatore? Che quando troviamo un fosso, no? Le irregolarità sulla strada deve oscillare. Avete visto? Oramai fanno. In questo sistema anche i sedili degli autisti degli autobus. Adesso quando prende qualche buca, vedete, sta autista, oh che ciondola. Perché giustamente uno dice, vabbè, io sto seduto là dietro, pare che non è sta cosa. Sì, le buche danno fastidio a tutti quanti, no? Un po' di rumore, un po' di vibrazione. Però per l'autista che sta lì a guidare per 8 ore, va bene? Cioè noi saliamo sull'autobus e ci stiamo mezz'ora, 40 minuti, un'andata, un ritorno e finisce lì. Lui che ci sta 8 ore, se poi un giorno, tutti i santi giorni, quindi immaginate insomma perché lo fa per lavoro, alla lunga con tutte quelle vibrazioni non in qualche maniera attutite da qualcosa, diciamo creerebbero problemi alla salute e soprattutto alla schiena, alla spina dorsale. Quindi questo è il motivo per cui gli autisti hanno, soprattutto negli autobus più nuovi, perché se vedete gli autobus, come dire, di qualche anno fa, semmai non ce l'hanno, oppure potrebbero non averli gli autobus, questi cittadini, dove i tragitti comunque sono abbastanza brevi. Invece, per esempio, sugli autobus Gran Turismo, dove un autista potrebbe guidare per pure 5 ore di seguito, allora. Diciamo c'è questo sistema di ammortizzatori, quindi lì il sedile, non solo l'autobus ha chiaramente gli ammortizzatori, perché sennò anche noi passeggeri vedremmo delle, no, cioè inizierebbe a dare molto fastidio ogni irregolarità della strada, ma per loro quindi è un modo per salvaguardare anche la salute, diciamo. Va bene, quindi le forze elastiche sono sempre forze di richiamo, va bene? E l'abbiamo un po' descritto. Tu allunghi e lei prova a tornare indietro. Tu comprimi e lei prova a ritornare, a riallargarsi, quindi effettivamente ogni molla cerca sempre di tornare nella sua condizione iniziale. Se non succede questo quando superiamo il limite di elasticità. Bene. Andiamo a descriverle queste forze che io nei due esempi ho chiamato F2, cioè, perché vedete, al solito, no, quando introduciamo una grandezza, che dobbiamo fare? Dire, direzione, verso, ma dobbiamo adesso dire il modulo, l'intensità di queste forze elastiche. Sul libro io l'ho chiamato F elastica. Potete anche indicarla F, non è, però era un modo per sottolineare maggiormente che si trattava di quel tipo di forza. La legge dei fenomeni che abbiamo appena descritto, quindi cioè, allunghiamo una molla, l'allunghiamo, poi vedremo di un certo delta S, poi ci torniamo un attimo. Quindi l'allungamento, cioè per capirci se la molla è di 7 centimetri, e poi diventa di 20, l'allungamento è di 13, no? È 20 meno i 6, cioè l'allungamento è solo la parte che si allunga, ok? Non la nuova lunghezza della molla, chiaro? Quindi si misurano la molla a riposo, uno si mette col metro,
E dopo che hai messo qualcosa, per esempio un pesetto, questo sarà proprio, ripeto, anche, vedete, quando metto un pesetto, a parte, vabbè, oscillerebbe, però la fermo io per non perdere tempo, questa è la nuova lunghezza, non è già l'allungamento, perché se ho misurato prima, ripeto, 7 centimetri, mo ne è 20, dico l'allungamento di 13, chiaro? Quindi dicevo, la forza elastica però applicata su questa molle è data da, c'è un bel segno meno, poi c'è un K e poi c'è per delta S. Scusate mo se stanno un po' a distanza, ma è tutta una sequenza. Meno K delta S. Il meno, perché c'è sto meno? Che ho ripetuto più volte, anzi qualche minuto fa ho pure accennato che nella formula c'era un pezzetto. Dì, tu dovresti sapere. Il meno è legato proprio al fatto che è una forza di richiamo. Vedete, io tiro in un verso, la forza elastica è sempre di verso opposto. Un modo per indicare quel verso opposto è proprio quel meno. Io comprimo, no? Vado così, lui invece che fa? Prova ad andare nell'altro verso. Va bene? Quindi sia nella estensione che nella compressione ci sarà sempre quel segno meno. Chiaro? Ragazzi, sembra una pignoleria, dice, ma vabbè, mo sto meno. No, quel meno non è questione di valori, dice, mo che ci viene 10, meno 10. No, quel meno ha questo senso nella fisica. Che stiamo parlando di una forza di richiamo, ok? Quindi quel meno, questo è il senso che gli dà. Ecco perché dovete metterlo quando viene richiesto di descrivere una forza elastica. Il K, quindi, perché di richiamo? Il K è la costante elastica della molla. Beh, che significa? Ogni molla quando è stata costruita, vedete, io ne ho, anzi, ci abbiamo queste due, va bene? Ognuna quando è stata costruita, vedete, è stato scelto il materiale, è stato scelto il diametro della sezione di quel filo. Già queste due che ho in mano, si vede che questa è più piccola, questa che ho nella mano sinistra, però ha uno spessore del filo maggiore. Poi vedete il diametro con cui è stato avvolto. Non vi pare? Tutte queste caratteristiche fanno in maniera che ogni molla abbia una costante elastica, quel K, che è assolutamente legata a quella molla, eh? Vedete, qui non è, che ne so, un po' come la densità di massa. Io dico la densità di massa del mercurio è questa, mo che ne abbiamo 10 grammi o 3 kg. Dice sempre quella la densità di massa. Il K invece è la costante elastica di quella molla che abbiamo. Quindi di ogni molla si può calcolare la costante elastica. E potremmo avere tranquillamente due molle che abbiano, vedete, proprio queste due, questa pure è stata quasi a carico di rottura. Queste due, vedete, sono molle fatte dello stesso identico materiale, ok? Con un filo della stessa identica sezione, però notate una cosa, una è stata fatta con una sezione, un diametro diverso dal più piccolo, uno più grande. Probabilmente se noi riestendessimo stupidamente le molle, questa va a finire che la lunghezza del filo era identica. Vedete? Sono venute fuori due molle diverse. Ok, quindi la costante elastica dipende dal materiale, dalla sezione che vogliamo dare di quella molla, ok? E poi anche dato il materiale, proprio il filo, se è più spesso o meno spesso, ok? Quindi è una caratteristica della molla, non delle in generale. Non è che, infatti qui non potrei presentarvi una tabella dei K come ho fatto per le densità, perché non è che diciamo, ah, vabbè, le molle hanno queste costanti, se sono di ferro, se sono d'acciaio, no. Ogni singola molla ha una sua costante elastica, anzi, questa formula ci potrebbe permettere di ricavarla, poi ne parliamo però dopo.
L'ultimo pezzo abbiamo detto il delta S, cioè l'allungamento, dove ribadiamo per allungamento è la differenza tra la lunghezza finale e la lunghezza iniziale. Ok? Beh, qui per la prima volta ci troviamo davanti, scusate se cambio pagina, poi ci torno, davanti a un simbolo greco, delta, una lettera greca più che sì, vabbè, un simbolo. Il delta in fisica, dovunque lo troveremo, significa sempre differenza. Troveremo delta V, dove V la velocità è la differenza di velocità. Va bene? Delta S infatti è differenza, vabbè, di spazio inteso e quindi dell'allungamento. Ok? Quindi dovunque troviamo quel delta, di per sé non è una grandezza, cioè va sempre seguito da qualcosa. Delta S, delta V, insomma ne vedremo anche in... Ok? Quindi il delta indica sempre una differenza, ricordatevela questa cosa. Quindi la nostra forza elastica è data da meno K per delta S. Meno perché è una forza di richiamo sempre, o la comprimo o la allungo. K è una costante elastica di quella specifica molla, l'allungamento è quello che vedo. Oh, io ho la mia molla, per esempio io se volessi trovare la costante elastica di questa molla, non è che dovremmo faticare proprio tantissimo. Certo, dobbiamo conoscere un altro concetto che è quello che ancora non facciamo della forza di gravità, la forza peso. Però dicevo, perché vedete, prendo un pesetto, misuro la molla all'inizio, poi prendo sto pesetto e la molla si allunga. Boh, ripeto, evito l'oscillazione perché sennò oscillerebbe per un po'. Misuro la lunghezza finale, ok? Quindi, come dire, in questa formula, questa parte potrei ricavarla, beh, almeno il K è l'incognita, perché io non so il K della molla, anzi, quello potrei voler ricavare. Ma la forza elastica, che non conosco, però c'è una cosa che, ripeto, mo, ragazzi, scusate se anticipo sta cosa, ma per dirvi proprio come questo metodo potrebbe essere usato per trovare la costante elastica. Se sta ferma, sta adesso, no? Anche se sta continuando leggermente a oscillare, significa che la massa di tutto il sistema, la forza peso di tutto il sistema, si sta bilanciando con la forza elastica. Quindi questa forza elastica in realtà in questo momento coincide con la forza peso, che invece sappiamo calcolare benissimo, perché prendo questi oggetti, li metto su una bilancia, quando è 150 grammi. Impareremo che facendo per 9,8 ci viene la forza peso. Quindi la forza ce la possiamo ricavare, come dire, diversamente. Il delta S lo misuriamo facendo la formula inversa, quindi K uguale F elastica diviso delta S, ci si trova la costante elastica. Va bene? Potrebbe essere pure questo un esperimento al limite da fare. Cioè trovare la costante elastica di una molla. Cioè potreste prendere anche la molla, ragazzi, qua dentro c'è una molla, avete smontato mai qualche penna, sì? Chi non l'ha mai fatto? Quella mollettina che sta là, anche lei c'ha una costante elastica. Chi non ha mai deformato una molla? Io l'ho fatto da bambino, no? Quindi là ti rendi conto che c'è un carico oltre il quale dici, cacchio, non torna più come era. Va bene? Quindi sono nozioni che se ci riflettete avete già sperimentato, voi già avete fatto la terza fase del metodo di Galileo, prima la sperimentazione e poi tutto il resto. Va bene ragazzi, quindi mo, a parte, ripeto, il calcolo era giusto per dirvi che questo è in qualche maniera il metodo con cui si prende una molla e si dice cerchiamo la sua costante elastica. È semplice tutto sommato, non richiede chissà quali nozioni matematiche, diciamo, da utilizzare. Va bene? Quindi per adesso però ci interessa vedere appunto che la molla è quel dispositivo in grado di manifestare maggiormente le forze elastiche, che vi ricordate all'inizio, l'ho detto nella parte introduttiva, stanno ovunque, solo che quando do il pugno al muro,
che costante elastica vada a vedere, no? Diventa tutto più complicato perché gli allungamenti, cioè lì ha oscillato, vedete, il muro ha fatto esattamente questo, ha fatto questa operazione. È iniziata ad oscillare, solo che questa è un'oscillazione per noi evidente. Quando finisce questa oscillazione rimane allungata la molla. Lì quando finisce l'oscillazione, la vibrazione del muro è tornato nella sua posizione di partenza. Va bene? Quindi è chiaro che c'è sì qualche analogia, ma poi tante altre differenze. Per questo che nessuno si mette a studiare le forze elastiche. Cioè, anche lì si studiano i carichi di rottura, perché il muro c'è una forza per buttarlo giù. Certo, vengo con una ruspa, lo butto giù, quindi c'è una forza oltre il quale pure il muro va oltre la sua elasticità, per così dire. Va bene? Quindi, però, se dobbiamo studiare le forze elastiche, è chiaro che ci affidiamo allo studio delle molle, proprio perché riusciamo a farlo in maniera diretta.